Con le donne ci vuole la classe, l'eleganza, cioè non, la donna non ama l'uomo viscido che arriva in maniera diretta, cioè arrivi comunque in maniera indiretta, capito? Ti piace la ragazza, ti avvicina, guardi, sguardo, e già che la guardi con dolcezza, una strategia è questa, col dito indice, non pensare che mo, col dito indice, lo porti vicino all'ombelico della ragazza, ombelico così. E con, diciamo, dolcezza fai un giro intorno all'ombelico, canticchiando una canzone, magari. Canti una canzone, la guardi negli occhi, allora lo sguardo, il dito così che provoca, diciamo, quel brivido. Ed è la canzone che ti alleggerisce tutto il momento, si scioglie, è fatta. Funziona. Funziona. 3-4 volte a me alla grande andata. Cioè, l'ombelico. Guarda gli occhi. E canta. Beh, allora grazie per avermi accompagnata. Figurati. Cioè, Ci vediamo. Ci si vede, quindi. Stavi dicendo qualcosa? No. No, no, se, no, mi sembrava che. Ma io volevo invece, diciamo, una cosa. Non ti impressionare perché col dito, diciamo, devo fare. Permetti, è una cosa che. Fai. Qui, è solo. Quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna. Più basso. Quel mazzolino di fiori che viene dalla Ciao. montagna. Più basso non ci riesco. Se vuoi la riproviamo domani. E niente, Don Dini, questo è tutto. Comunque tu sei giocherellone, questa è la verità. Sono giocherellone. Non è che ce ne. Abbiamo una certa età innanzitutto. La tua Capito? fidanzata dove sta? Non la vedi sempre da solo. Ma che c'è la mia fidanzata che ci siamo lasciati? Non è un Lo peccato. so. Cioè, quanto tempo sei stato con questa ragazza? Niente, il tempo di una pizza. No, che è il tempo di una pizza. Siamo stati insieme un anno. Appunto, 4 stagioni. Che dieci, voglio dire. In quel senso là. Abbiamo anche la prosciutto e funghi, se vuoi. Ah, ci avete prosciutto e funghi? Sì, però. No. E i panzerotti, li fate? Al forno. No, fritti. No, E vabbè, anche al meglio, forno. Che fanno. E allora io ordinerei. Ordinerei. Punto. Da bere? Una birretta. La Maradona del Sud. Vabbè, a te ti chiamano Trinitapoli. Cercavo proprio a te, cercavo proprio a te. Ti devo parlare. Servo vostro. Ci lasci soli, per piacere. Prego, Don Dino. Grazie, gentilissimo. Ascoltami, ascoltami. Tua moglie è venuta piangendo. Ho Non è capito. possibile. Vi ho sposato io. Tutto l'amore possibile immaginabile. Tu prendi la lasci. Non è possibile. Siete una coppia perfetta. E difatti ci chiamano Albagno e Romina. Ma sembra scherzare, pensi. Ma non. Ma perché? Io vi conosco bene. Secondo me voi siete fatti l'uno per l'altra. E difatti, lei è fatta per uno e io sono fatto per l'altra. E a pensarci bene, io ho un appuntamento fra un quarto d'ora con un'altra ancora che mi fa fare tardi, Don Dino, con corri, corri! Non ti perdere questa occasione. Sì, è tutto chiaro, sì, per quanto riguarda la spedizione. Sì. La maglietta 35, sì. Che cosa? 5 euro di spedizione? No, non se ne parla proprio, ma che stiamo scherzando? Ma questo è un furto, ma. Cioè, scusa un attimo, 35 euro la maglietta, più 5 euro di spedizione. Ma che veramente? L'ho detto pure io, che veramente? Ehi, fai parlare a me, fai. Le passo il collega un attimo. Ehi, mi raccomando. Pronto, sono il collega. Allora, sentite, o ci fate uno sconto decente o noi la maglietta non la prendiamo. Ma sì, Davide. 35 più 5, ma sì. Oh, lo vedi? Basta impegnarsi alle volte. Va bene, sì, la prendiamo. Grazie, arrivederci. Beh, Abbiamo che fa? risolto. Che fa? Ci fanno 40 euro la maglietta, spedizione gratuita. Oh, bravissimo. Che bello qui. Ehi, oh. Ti ricordi quando stavamo bene insieme?
ma io c'ero. Scusi? Sì. Dica. Lei è commesso? Com'è? Non si vede come sto messo? No, volevo sapere, con questo detersivo. Sì. Cosa dati in regalo? Oh, i panni sporchi da lavare. Sì. Oh, vado in magazzino, che ne stanno assai, ne stanno. No, volevo dire, con questo detersivo, sì, che regalo date? Il regalo, i panni sporchi. Andate a vedere quanti ce ne stanno. Lì è fortunato, a letti volantino, lunedì, perché stanno tutti quelli del weekend. Mo vengo, vado a... Senti, amore, sì, per curiosità, tu quanto duri a letto? Beh, vabbè, dipende. Se non sento la sveglia, anche fino a mezzogiorno. Una volta mi svegliai a luna. E la sveglia stava alle 11. Io penso la sento o non la sento. Non sai, tu mi svegli tu, dai.